Tutti i ricorsi contro l'assegnazione della mega commessa INPS alla cordata di imprese che vede capofila la Comdata insieme a Network Contacts sono stati respinti. I giudici amministrativi della terza sezione del TAR Lazio si sono espressi martedì, sancendo in questo modo un nuovo percorso per il call center che nella sede di Pettino all'Aquila dà lavoro a 560 persone, una settantina provenienti dall'ex Transcom e gli altri del consorzio Lavorabile. Il TAR ha respinto così i ricorsi in cui i secondi classificati Netex Care GT e i terzi classificati Transcom Almaviva Covisian chiedevano la sospensiva dell'assegnazione della commessa Comdata, dando subito un giudizio di merito il 28 maggio scorso. Infine la sentenza di respingimento di 2 giorni fa. Adesso tocca all'INPS, ente appaltante, procedere in tempi rapidi alla firma del contratto. Non dovranno passare più di 3 mesi dalla firma del contratto al passaggio di consegna della commessa ai nuovi gestori, un periodo durante il quale si attiverà tra l'altro la trafila dei confronti tra sindacati, ministeri coinvolti, l'azienda vincitrice e l'INPS. Al centro dei tavoli istituzionali ci sarà la questione delicatissima della clausola sociale, quella norma che garantisce la continuità lavorativa ai dipendenti quando c'è un passaggio di commessa da un'azienda a un'altra ed è fondamentale per individuare tutte le garanzie occupazionali per i 560 lavoratori dell'Aquila. Ma la norma della clausola sociale purtroppo glissa sull'obbligo del mantenimento della sede di lavoro, la cosiddetta territorialità, per cui questa fase di confronto sindacale sarà davvero molto delicata per convincere appunto la nuova azienda a mantenere all'Aquila gli operatori del call center. In ogni modo, già al momento dell'assegnazione della commessa a gennaio, la multinazionale Comdata aveva assicurato in una nota ufficiale la volontà di mantenere la territorialità. Si scoprirà soltanto nelle prossime settimane se la promessa verrà davvero rispettata.